Ciao Fragoline, allora, nuovi acquisti un po' speciali. No, non è vero. Allora, prima di tutto, seguitemi su Instagram così sapete prima che di YouTube. Sono due pacchetti, per modo di dire. Due pacchetti, ma non ci sta neanche. Non ci sta neanche nel video. Comunque, sono due. Due siti, uno è la Wycon e l'altro è Mario Naud che ho acquistato per la seconda volta. Vi faccio vedere cosa ho acquistato. Per cui iniziamo, perché non voglio che dure tanto sto video. Da Wycon, allora si presenta così, è piccolino perché non ho acquistato chissà cosa. Si apre così e dentro trovate i prodotti. Dentro trovate i prodotti così. Allora, io ho acquistato quattro cose. È la prima volta che acquisto da Wycon, ma credo che sarà anche l'ultima. Perché voi sapete che quando acquistate online, ma non solo online, se andate nei negozi di make-up, vi danno i campioncini, giusto? Per cui quando andate nei negozi vi danno i campioncini per provare. Tutti, tutti. Quando ho aperto il pacco, che è piccolino, e io non è che ho speso poco per questi prodotti, adesso non mi ricordo quanto ho speso, ma vi metterò il prezzo. La scatola c'erano solo i prodotti che ho preso, che sono questi qua che adesso vi farò vedere. Cioè, sono stata delusa. Ho aperto il pacco e ho visto che c'erano solo i miei prodotti. Sono un po' stata delusa perché, sinceramente, i campioncini, per due campioncini non ti costava niente per quello che ho comprato. Vi faccio vedere i prodotti. Ovviamente questa volta voglio farlo un po' diverso, e ve li faccio vedere swatchati da vicino, per cui intanto che ve li dico vi farò vedere i prodotti. Per cui iniziamo da questi tre ombretti che io ho acquistato per il mare, per partire, solo che è un po' lungo da spiegare perché non sto qua a dirlo. Questi qui li ho presi per truccarmi. Ovviamente sono comodissimi per portarli in viaggio. Sono tre ombretti. Allora, mi ricordo che certi costavano 5 euro in promozione, certi costavano 8 euro. Per cui uno l'ho pagato 5 euro e gli altri due 8,90 euro. Vi dico il colore e ve li faccio vedere swatchati. Allora, il primo è questo. Ovviamente adesso vi faccio vedere la clip. Il primo è questo, che è il 105 ombretto waterproof. È molto carino perché si presenta così. Io spero che non l'ho preso uguale a quelli che ho, ma non credo. Questo è il 105 e vediamo se c'è. Allora, si chiama Rusty Rose, anche il temperino, per cui voi state guardando la clip. E il colore è praticamente questo qui che state vedendo. È molto molto bello. E questo qua è, questi ombretti sono facilissimi perché li puoi portare anche in viaggio e sinceramente sono molto più comodi per truccarti. Il secondo è il numero 109. Questi sono resistenti all'acqua, li ho già provati. E si chiama Diamond Grey. Spero che l'ho pronunciato bene. La punta è sempre la stessa. Il numero cambia. Diamond Grey 109. E anche questo qua è quello che ho preso. Poi l'ultima, il numero è 107. Scusate, ma non sto ancora bene. Poi 107 si chiama Choco Crazy. Crazy.
sembra che ho detto una parolaccia, spero di no. Comunque, Crazy, Choco, tipo, credo, cioccolato, boh, qualcosa del genere. Comunque, è fatto così. Questi erano i tre ombretti, che avete visto anche lo swatch. Erano i tre ombretti acquistati che diciamo che costavano abbastanza un prezzo un po', non dico alto, ma abbastanza. Ed erano questi qua, questi tre ombretti. Poi iniziamo l'ultimo acquisto che si presenta così. Allora, vediamo se c'è il numero. Allora, lo 03 palette 03 di correttore. Il correttore, c'è cioè una palette di correttori. Adesso lo apro se riesco magari. Ok. Ve lo faccio vedere swatchato. Comunque ve lo faccio vedere tipo prima qua. Si presenta così, è lo 03 ed è da vedere sembrano molto belli. Io l'ho presi per vedere il mio colore, perché sinceramente non lo so. Hanno un buon profumo, sinceramente, e sono fatti così. Adesso li vedete swatchati. Sono sei colori di correttori diversi, li vediamo swatchati, cioè li vedete swatchati nella clip. Entrano così e sono molto molto carini con la scritta Wycon. Anche il packaging non è male. C'è la scritta Wycon, dietro c'è il numero, lo 03, ed è molto molto carino. Per cui questo è stato il mio primo acquisto praticamente da Wycon. Cioè in teoria non è stato il mio primo acquisto, perché avevo già acquistato a Napoli, quando sono andata a Napoli l'anno scorso, da Wycon ho preso tre ombretti, sempre praticamente questi qua, che mi sono trovata bene. Questa volta ho voluto acquistare online perché io non ce l'ho qua vicino, e tantomeno a Milano l'hanno chiuso, e allora giustamente volevo provarlo a acquistare online, ma sinceramente senza campioncini non è che sia tanto eccellente, perché ci sono un po' rimasta. Ah, la palette non mi ricordo quanto è costata, se non sbaglio 12 euro. Comunque vi metterò il prezzo di fianco. Niente, questo è stato. No, cosa sto dicendo? Devo farvi vedere anche l'altro pacco, ma sono scema. Oh mamma, iniziamo bene. Sono proprio scema. Devo farvi vedere l'altro pacco. Vi faccio vedere questo pacco enorme che mi è arrivato da Mario Naud. Ovviamente ho acquistato io. Vi faccio vedere, la scatola si presenta così, dentro questi. Adesso vi faccio vedere i miei acquisti. Allora, qui vi dico quanto ho speso. Allora, in totale ho speso 33 euro e ho preso due prodotti. Adesso vi dico, già vi faccio vedere. Allora, invece qua i campioncini ci sono, ho speso 33 euro, ma i campioncini me l'hanno dati. Questa è la seconda volta che acquisto da Mario Naud e mi sono trovata bene, sinceramente. Mi hanno omaggiato di tre campioncini, allora due profumi e una crema. Allora, questo è il profumo di Gold Girl Carolina Herrera, boh, qualcosa del genere. Quello della scarpetta, non so se si vede. Comunque, questo è il primo campioncino. Poi c'è questo campioncino che praticamente è crema antirughe levigante. E per finire il profumo di Gucci, Memory di un qualcosa del genere.
fatto così. Diciamo che molto, sono molto carini, poi specialmente i campioncini sono sempre utili per sapere poi se acquistarli oppure no. Allora, iniziamo da questa. Dico che questo non era in programma, sinceramente, perché non volevo prendere la palette di ombretti. Ma siccome non volevo spendere 5 euro di spedizione, per avere gratis la spedizione, se non sbaglio, dopo 30 euro, non mi ricordo, alla fine mi sono presa una palette della Revolution Pro. Come se non ne ho tanti, ma vabbè. Ho preso questa qua un po' diversa, perché, non lo so, mi ispirava a questi ombretti qua strani, che adesso ve li svoccio e ve farò vedere da vicino meglio. Comunque la palette, allora adesso vi farò vedere gli swatch, ma vi dico il prezzo della palette. Allora, io la palette l'ho pagata 8,17 euro la palette della Revolution Pro. Io so che è una buona marca, è la prima volta che acquisto una palette della Revolution. Allora, alla fine l'ho acquistata, ma spero che i colori sono spettacolari. Ovviamente voi le state guardando, io ve le swatcho tutti uno per uno. E niente, questa dura 12 mesi. Sembra molto bella da vedere. Ovviamente voi state vedendo gli swatch, io adesso provo ad aprire la paletta, vabbè, avete capito, ma non riesco a capire perché non si apriva, perché c'era lo scotch. Comunque, questi sono i colori, ovviamente il profumo zero, perché ci sono certi che profumano, Ve li dico, vi dico i nomi, anche se sarà difficile pronunciarli giusti. Comunque, Transit, Stellar, Parameter, Observe, Identified, Universe, Star, Mars, Planet, Eclipse, System, Earthy, Comet, Orbital, Nebula, Terrene, Astronomy, Black Hole. Credo che l'ho pronunciati bene, non so. Comunque, vabbè, voi li state vedendo swatchati e praticamente vi metterò i nomi vicino. Comunque, da vedere, sembrano spettacolari. Per cui questa è la palette pagata 8,17 euro. Poi, per finire, l'unica cosa che volevo acquistare e che credo che voi non l'avete ancora comprata, perché ho visto solo un video su YouTube, ed è il mio primo calendario di Mario Naud. Allora, questo mi è costato 24 euro, neanche tanto. Ci sono dietro i prodotti che troverete dentro questo qua. Ovviamente non ve li faccio vedere perché se no tanto vale, ma volevo fare un video a parte per farvi vedere questo calendario. Allora, da vederlo è grandissimo e sembra molto molto più bello. L'ho pagato 24,90 euro ed è stato, cioè praticamente volevo acquistare solo questo, ma poi alla fine ho acquistato anche la palette. Adesso vedo se riesco, vi metterò il video dove apro con voi insieme il calendario. Se per caso arriverà in ritardo, cioè a dicembre, scusate, ma
Io ci ho provato a metterlo prima. Comunque ho visto che nei canali non, nessuno ha fatto aperto questo calendario. Per l'intro, ma mi avevano, diciamo, chiamato. Comunque, vi farò un altro video a parte dove vediamo insieme i prodotti che ci sono in questo calendario. Siccome è il mio primo calendario, giustamente volevo fare come hanno fatto le altre persone, cioè le altre youtuber. Niente, questi sono stati i miei acquisti. In totale sono 33 euro, calendario 24,90 e la palette 8,17. Ovviamente voi non penso che lo troverete di nuovo il calendario, perché poi questo video lo vedete, cioè il video del calendario lo vedete, credo, un po' troppo in là, ma spero che riesco a mettervelo subito, così non ci sono problemi. Niente, detto questo, spero che questi acquisti vi siano piaciuti. Fatemi sapere se voi avete acquistato il calendario, se lo acquistate, se riuscite. E fatemi sapere cosa ne pensate dei campioncini della Wacom che non ha dato, e se voi avete anche voi avete acquistato dalla Wacom. Scusate se vedete questo puntino sulle mie labbra, ma praticamente è la febbre che mi è venuta sulle labbra. E giustamente si vede, per cui scusate se sono un po' conciata malissimo, ma in questi video vedete solo io che ho la tosse, ho il raffreddore, eccetera. Per cui scusate se in queste settimane vedete solo video che tossisco e tutti i tagli del mondo di questi video. Detto questo, seguitemi su Instagram, mi raccomando, perché non si sa mai se YouTube diventa pazzo e cancellerà tutti i commenti. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Lasciatemi un commentino qua sotto. Spero che ho detto tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.